Siamo sull'argine della cassa di espansione secondaria del Panaro, che vediamo ancora secca, perché questa cassa, come già stato più volte detto, non è stata utilizzata nemmeno in occasione della piena. Ma per capire bene anche il perché, anche in relazione a quello che ci è stato raccontato, alla ricostruzione anche dell'andamento della piena e soprattutto della cassa di espansione del Panaro, è bene vedere con le immagini sotto che cosa è successo. Vediamo che sul Panaro c'è questa enorme diga che regola di fatto le casse di espansione, costruita con delle grandi paratoie che servono appunto per regolare, per tagliare la piena a seconda di quali siano le condizioni, e quindi tagliare la piena e tagliare il colmo di piena. In questo caso eravamo, da quello che hanno ricostruito sia l'assessore regionale Priolo sia anche il sindaco di Modena nella sua informativa al Consiglio Comunale, eravamo arrivati ad un livello che sfiorava gli 11 metri. Massimo Neviani, come al solito in questi giorni, ci ha accompagnato molto e ci ha aiutato molto a capire anche il funzionamento di questa struttura. Perché di fatto questa cassa, che è stata al centro anche di polemiche, questa cassa secondaria non si è riempita? Bisogna capire innanzitutto che questa è una diga che funziona, diciamo, in modo opposto a quella del Secchia, un grande alveo, diciamo una cassa in linea molto grande, una cassa secondaria, questa che è sui 50 ettari, che è più piccola. Questa entra in funzione, diciamo, proprio al limite, quando c'è una situazione proprio d'emergenza. La diga, il tracimatore, la diga principale è a 12 metri, il tracimatore di questa secondaria sta a 11, quindi il livello che abbiamo raggiunto, 11 metri, era quasi sul punto di tracimare nella secondaria. Quindi era molto alto, però non al punto da arrivare al livello del tracimatore e quindi al punto in cui l'acqua sarebbe avrebbe invaso, anche iniziato ad invadere almeno quest'area della seconda cassa. Sì, questa praticamente ha una capacità di 4 milioni e mezzo, l'altra è molto più grande, supera i 20 milioni, 22 milioni. Quindi probabilmente è stata una decisione, secondo me una decisione, quando hanno raggiunto gli 11 metri hanno evitato di rimanere sugli 11 metri, probabilmente anche per paura di questa altezza. Diciamo che comunque la piena a monte ormai era esaurita e quindi è stata presa questa decisione. Diciamo, la storia di questa cassa d'espansione è incredibile, perché quando venne costruita non aveva paratoie. Poi nel 2000 montarono le paratoie secondarie, ma anche in questo modo non funzionava bene. Dopodiché nel 2012 hanno montato, come vedete, tutti quei piloni d'acciaio, sono le paratoie delle parti, delle bocche grandi centrali. Con quelle possono regolare meglio, anche che comunque il fiume non è in sicurezza per la piena centenaria, non è in sicurezza il fiume anche così. Infatti sono state fatte delle ipotesi per il miglioramento di cui non ci sono né i soldi né i progetti. Questa piena, insomma, praticamente quando si è raggiunto l'apice di piena si è lasciato che la diga scaricasse, insomma. Però le paratoie sono state comunque mobilizzate, sono state utilizzate, perché la gente ha preso paura, non sono state utilizzate, in qualche modo sono state utilizzate. Sono state utilizzate anche perché c'è stata la conferma che dai oltre 1000 metri cubi al secondo in entrata, è stato detto sia dall'assessore, soprattutto dall'assessore Priolo, che in uscita la piena si è tagliata di fatto a 550. Questo ci porta anche a dire che, come tra l'altro hanno confermato i grafici, che nel punto in cui il Panaro ha rotto l'argine non si era al limite, anzi si era circa un metro e mezzo sotto la sommità dell'argine. Il fiume ha un problema proprio di livello, perché ci sono dei punti che è più basso e altri che più alto. Dove c'è stata la rotta il fiume era quasi a 2 metri, quindi non aveva nessun problema. In altri punti i rialzi, era stato fatto interventi in un punto qua, un punto là, non lineari come è stato fatto sul Secchia. Quindi, però c'erano dei punti, specialmente da Bonporto a Solara, in cui l'argine è più basso e quindi non potevano rischiare. Aver fatto uscire 500 o oltre metri cubi è stato comunque rischioso, perché gli interventi non sono ancora finiti, oltre a essere interventi comunque puntuali, cioè hanno agito su un punto, hanno agito
un punto distante, non hanno fatto come hanno fatto su Secchia, che hanno praticamente ristrutturato gli argini come altezza, come larghezza, come base. Questo è stato un intervento economico, insomma, come poi, come qua, perché non viene, i fiumi non vengono messi in sicurezza. Questo è leggermente meglio del Secchia, ma non sono in sicurezza, né Secchia, né Panaro, né Naviglio. Cercando un po' di riassumere quindi questa cassa, anche per rispondere alle tante domande che sono state fatte rispetto al vedere in una condizione di emergenza una tale quantità, una tale distesa di terra realizzata proprio per contenere le acque in esubero non utilizzata, sostanzialmente è perché già il livello è stato tenuto ad un punto ma non sufficiente da scolmare sostanzialmente quella linea che definisce appunto il tracimatore, che avrebbe consentito l'acqua di invadere anche questa zona, che però ha degli argini molto più alti, per cui anche una tracimazione poteva venire in, anche se non collaudata, ad un livello che non avrebbe mai raggiunto il livello di questi argini. Hanno avuto paura di mantenere questo livello 11 metri per tanto tempo. Gli argini non hanno nessun problema. Il problema è che non si può accumulare più acqua, perché questo farebbe tracimare dalla diga troppa acqua, e quindi a valle sarebbe un disastro. Quindi la tracimazione dalla diga comunque è sempre un problema, perché dopo si danneggerebbe anche l'argine interna della secondaria, perché verrebbe sommerso. Perché per far tracimare questa parte si sarebbe dovuto arrivare ad un livello da iniziare a far tracimare anche la diga. Diciamo che il livello 11 metri, 11 metri e mezzo, bisognava mantenerlo per un certo periodo. E questo espone ad un rischio importante. A un rischio, quindi... Che evidentemente non si sono assunti per un lungo periodo soprattutto. No, soprattutto poi c'era il calo a monte, quindi è una decisione. Il problema è che abbiamo un sistema che, nonostante sono state fatte le ipotesi, hanno fatto degli studi, studio Paoletti ha fatto uno studio enorme su questo per migliorare la situazione, però questi studi rimangono nei cassetti, questi progetti non possono neanche essere richiesti soldi, come ci è stato detto in regione, perché non hanno i progetti. Non hanno i progetti per il Panaro, non hanno i progetti per il Secchia, sono progetti solo quelli che hanno di miglioramento, non di messa in sicurezza. Ecco, infatti come comitati anche avete verificato questo, che per chiedere anche per esempio i soldi di cui si parla, del Recovery Fund, c'è bisogno di progetti a lunga scadenza, di grande portata, che non ci sono. No, ci hanno detto chiaramente, quando siamo andati in regione, ci hanno detto chiaramente che non ci sono i progetti. Poi abbiamo avuto una videoconferenza con l'assessore Priolo, con tutti i tecnici delle varie agenzie, dall'autorità di bacino a AIPO, alla protezione civile, che ci hanno spiegato che adesso probabilmente cominciano a fare i progetti, ma per chiedere i soldi, la Priolo ci ha detto insomma, è il 2022, quindi a meno che non facciano dei progetti lampo, mi sembra, sono stati chiarissimi. Comunque hanno detto che stanno pensando, quindi non ci sono, più chiari di così.